E salve a tutti youtubers, io sono Caleco84 e bentornati su Space Engineer Space Modding. Oggi vi mostrerò tre mod che mi hanno particolarmente colpito dal workshop. Fra le mille mila che lo stanno ormai invadendo e sono tutte bellissime, queste tre oggi ho deciso di mostrarvele. Sono tutte dello stesso autore, Peter Hammerman, ma direi di vederle subito. Come vedete abbiamo questa piccola base. Non ho cercato di impegnarmi, ma penso che abbiate capito che con le basi io non sono un fenomeno. Entriamo qui. Una normalissima porta. E qui c'è già qualcosa che non quadra. E già. Op. Va che meraviglia. Questi sono gli interior walls, sempre di Peter Hammerman, i vetri no, sono normali, e sono corridoi interi che si possono costruire con quattro pezzi praticamente, e sono veramente belli. Come vedete il corridoio è venuto molto bene, fatto molto bene, figo, vero? Molto bello, sì. Ma non c'è solo questo, infatti se ci giriamo... Oh, quando ho visto queste sul workshop mi sono cascate le braccia. Wow, sono torrette perfettamente funzionanti. Le collisioni sono ancora da sistemare, le vedremo dopo, ma sono torrette lanciarazzi e torrette mitragliatrici. Guarda che meraviglia. Wow. Assurde, vero? Ma andiamo avanti alla terza... alle terze mod, e aprendo questa porta, ta-da! Abbiamo un'armeria, delle cabine per cambiarsi d'abito e gli armadietti. Ora, la come chiamiamolo questo, il weapon rack, la rastrelliera per armi, non ha una sua funzione, così come non ha una sua funzione l'armadietto personale. E ovviamente qui, come vedete, sono semplicemente come le medical bay, ci si può cambiare i vestiti e vengono in 1, 2 e 3 versioni. Questa versione è molto Star Wars, ha poco a che fare col gioco, ma è comunque una figata. E queste sono le tre mod principali. Come vedete si possono creare intere strutture anche ad angolo, come vedete molto fighe, e veramente sono tre mod fantastiche. Si possono costruire intere basi con questa roba. Spero che in futuro la rastrelliera per armi qui abbia, come si dice, abbia la possibilità di essere ad esempio riempita con munizioni. Si arriva qui e si può accedere, all'interno si possono avere mitragliatrici oppure le munizioni, e soltanto quelle, oppure l'armadietto che sia un container, non sarebbe assolutamente malaccio. Ma direi che adesso possiamo osservarle un pochino più nel dettaglio, vero? Ed eccoci qua. Allora, direi di iniziare dagli interior walls. Come potete vedere abbiamo il blocco pavimento slash soffitto. Questo funge da pavimento, come vedete c'è, è una passerella con i cavi che passano sotto, e questo è il soffitto con le luci. Qui invece abbiamo l'angolare verso l'interno, l'angolare verso l'esterno, o verso questo è verso l'interno, questo è verso l'esterno. Comunque vanno messi assieme, perché se noi ci mettiamo qui e ad esempio piazziamo un numero 4, che è questo qui, come vedete è quello che continua e fa tipo questa specie di angolo che creerebbe un esagono. Se noi lo mettiamo qua, come vedete rimane il buco, e se ne mettessimo due, sì, da così sembra che vada bene, ma in realtà è veramente orribile visto così. Quindi noi prendiamo e dietro gli mettiamo l'angolo, hop, e come vedete tutto quanto diventa perfetto, veramente fatto bene. Gli incastri sono fatti a regola d'arte, sembra proprio fatto, saldato tutto quanto assieme. Ci sono queste strisce tipo di pericolo che volendo si possono girare in qualche modo, studiandosela un attimo, e creare ad esempio dei muri fatti in questo modo, dei corridoi di emergenza per così dire, no?
o anche proprio dei pavimenti che sono dei corridoi di emergenza, niente male, e usarli poi ad esempio per fare delle curve anche, così, vedete? E viene benissimo una curva senza nessun problema, veramente carino, veramente ben fatto secondo me. Unico problema, purtroppo, se noi andiamo a vedere, questo è già smontato al minimo, non sono ancora pronti per il survival. Ci sono tutti quanti i materiali necessari, già richiesti, però se lo piazziamo in survival il blocco viene già completo, quindi non è ancora pronto per il survival tutto ciò, ma lo sarà a breve. L'autore ha già detto che bene o male li farà tutti quanti. E qui abbiamo le torrette, che ho già preparato e settato ovviamente, e se noi andiamo verso l'alto... Vacher. E non vorrei dire, ma la torretta lanciarazzi mi sembra un po' più precisa nel fare fuoco. Forse dico una cavolata, ma mi sembra più efficiente come mira. Poi magari sbaglio, però. Ad ogni modo, se anche soltanto le mettiamo a paragone con le loro controparti ufficiali, direi che le umiliano abbastanza, almeno per quanto riguarda l'estetica. Il fatto è che occupano lo stesso spazio. Infatti, se noi guardiamo la grandezza, lo spazio occupato, vedete, questo è 3x3x3. E se io metto anche la torretta normale, 3x3x3. Infatti, se io vado contro la testa di questa torretta, op, gli passo attraverso. Anche questo è già stato detto dall'autore della mod, che le collisioni sono ancora da sistemare, è un work in progress. Però, sinceramente, a mio parere va già benissimo, cioè esteticamente è una figata. Anche questa non è ancora pronta per il survival, possiamo smontarla quanto ci pare, ma questa semplicemente smette di funzionare e non ha fasi di costruzione, non ancora almeno, ma... Direi che siamo già messi bene, veramente un bel modello. Se uno vuole creare un qualche mondo per qualche avventura, assolutamente queste cose vanno bene. Piccola curiosità, non è una torretta Gatling, ma... dov'è? È una torretta plasma cannon. Quindi con tutta probabilità l'obiettivo finale è che questo coso spari bordate di plasma. Quindi credo che alla fine sarà un pochino, proprio un pochino più potente di una normale torretta Gatling. Già, mentre quest'altra invece, la nostra torretta lanciarazzi, è un SAM Sight, ovvero è sempre un lanciamissili, però un po' più potenti. È comunque una torretta lanciamissili ed è veramente figa, secondo me. Assolutamente non ho alcuna critica da fare al model design. E tutte queste appunto non sono ancora pronte per il survival. Tuttavia, qui invece, come potete vedere, siamo più che pronti per il survival. Abbiamo la nostra rastrelliera per armi, che come ho detto, se riuscisse in qualche modo a farla diventare un container per munizioni e fucili, l'autore farebbe una meraviglia. Magari con un piccolo connettore piazzato sotto, per esempio, non verrebbe assolutamente male, secondo me. Comunque, vedete, abbiamo la fase completa, la fase completa ma senza armi sopra, che volendo si potrebbe utilizzare quando è effettivamente senza armi, ma sono cose di cui io non capisco nulla. La postazione senza i posti per metterci le armi è soltanto lo scheletro, quindi sono quattro stage in tutto, compreso quello finale. Non male, e in quanto a richiesta di risorse, non siamo assolutamente messi male, 20 travi, 30 componenti da costruzione, cose che si fanno dopo poco che si è in survival, senza nessun problema. Qui invece abbiamo gli armadietti, 1, 2, 3, 4 fasi anche qui, abbiamo la fase soltanto lo scheletro, gli armadietti completi, la panca davanti all'armadietto e la panca con i cuscini, perché ovviamente senza i cuscini noi non andiamo da nessuna parte, e anche questo non è tanto difficile, però vedete c'è il motore. E secondo me effettivamente l'obiettivo finale è quello di creare un container qui. E non sarebbe male. Ovviamente un container senza connettore da nessuna parte, un container isolato, perché ovviamente è quello personale dei giocatori, ma secondo me non starebbe assolutamente male in survival. E probabilmente questa roba in survival da me, nel mio survival, ci finirà, ve lo posso assicurare. E qui abbiamo
i manichini, cioè la zona di preparazione. Come vedete, come ho detto prima, abbiamo tre versioni: la versione Star Wars, la versione ingegnere femmina e la versione ingegnere maschio. Sono diverse soltanto nella fase finale. Come potete vedere, le altre fasi sono tutte uguali fra loro e ne abbiamo più di quattro. Abbiamo la fase finale, la fase senza i manichini, senza i vestiti, la fase dove mancano alcuni dei pezzi di montaggio, la fase con solo i pezzi di base, la fase con soltanto la scatola in acciaio e la fase con lo scheletro. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 fasi compresa la finale. Veramente un sacco di impegno, oserei dire, veramente i miei complimenti. E comunque la cosa più bella è che già si può interagire, per esempio poter cambiare il colore eccetera, come si fa con la sala medica. Magari questa mod abbinata alla cabina medica, quella super rapida, quella piccola, di abbinata al Dead Tech Mod Pack, non sarebbe assolutamente una cattiva idea, ma chi lo sa, dipende più che altro da voi. Quindi queste erano le tre mod che volevo mostrarvi per oggi. Che altro dire? Spero vi piacciono, le troverete tranquillamente sul workshop, basta cercare Peter Hammerman oppure cliccare il link che vi lascio nella descrizione. Questo video per ora si conclude qui. Spero vi sia piaciuto, in tal caso cliccate su mi piace, commentate, iscrivetevi al mio canale per altri video e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!